Ci troviamo davanti alle elezioni europee del 25 maggio del 2014. Ovviamente tutti sono interessati sui risultati che fra poco saranno domenica conosciuti, ma una gran parte dell'elettorato sarebbe contento se potesse sapere che sono realmente le elezioni, i termini, specialmente la terminologia politica, per darsi una coerenza sul capire, pensare e anche poter meglio eleggere. Vi possiamo presentare qualcosa di inedito, estremamente inedito, sulla terminologia politica che si usano nelle elezioni. La terminologia politica che è utilizzata da 2000 anni, in senso di elezioni, voto, politica, scrutinio, candidati, Parlamento, Stato, Costituzione e tutte le altre, sarebbero leggermente, se non addirittura molto molto diverse di quelle che sono state in origine. Quella che noi sappiamo oggi è leggermente alterato. Per questa vi darò con questa occasione la vera decodificazione di queste parole. Cioè, partiamo all'inizio dalla parola politica. In politica si sa che i termini non sono sempre quelli adatti. Vi dimostrerò che la parola politica non viene solo dal polis, come si diceva sempre, ma verrebbe sempre da poli, ma poli, cioè nel senso di molti. La politica si faceva nel polis, è vero, sono necessarie più persone, ma quel poli è litica, ossia litos, vorrebbe dire poli, molti in greco, e litos, come lo sappiamo, è pietre, cioè avere molte pietre. Che volevo dire questa? Che le elezioni a quei tempi non erano elettroniche, il voto, oppure non c'era qualcosa di cartaceo, erano pietre. Le pietre bianche significavano il sì, le pietre nere il no. Allora, quello che otteneva più pietre bianche poteva fare politica. La rivelazione sulla politica appena fatta è ben inserita, ben dimostrata nel sito universology.com, quella che lo vedete alle mie spalle. Universology è una nuova scienza che praticamente è la riunificazione della vecchia e nuova conoscenza in base a una nuova sintesi. Come vedete nel sito Universology, che significa il sapere universale, e dell'autore di chi vi parla, al suo interno abbiamo una serie di articoli interessantissimi in vari campi della conoscenza, e ora ci ravviciniamo man mano a quello che tratta proprio la politica che appena vi ho espressa prima. Lentamente, e ci siamo. Origine della politica e fondazione dello Stato. La terminologia politica svelata attraverso un codice segreto, quello che nessuno sa sulle prossime elezioni. Entriamo nel sito ed eccoci i titoli e i suoi sottotitoli. Allora, l'idea è che la tecnologia politica, svelata mattone per mattone attraverso un codice segreto, è davvero esistente ed esiste da tanto tanto tempo. Vi dicevo prima, questo è l'articolo, l'autore, ed è importante saperlo. E quella che è stato presentato sulla politica, come vedete i documenti d'epoca, cioè 14 anni 94, che poi è stato presentato a varie riviste nazionali, internazionali, televisioni o conferenze, vedete, dell'epoca, qui è tutti i termini che li utilizziamo, che man mano vi li spiegherò che significa, ed eccoli: la politica, come dicevo, l'urna, dove si mettevano i voti, le elezioni, che significano parola per parola, i candidati, scrutinio, partito, mandato, investitura, commissione, Parlamento, governo, Stato, Costituzione, istituzione, nazione, perfino a spiegare meglio che significa la demagogia oppure il populismo. Elezioni 4. Come ho spiegato in precedenza, con la politica,
Ora è in discussione un altro termine, quella delle urne, l'urna. Che sarebbe l'urna? Come avevano pietre bianche e nere, dovevano mettere insieme in un luogo nascosto per non essere influenzate anche dai colori. Allora mettevano in un recipiente. Questo recipiente era proprio l'urna. L'urna si chiama così anche perché era ornata. Vedete la stessa radice. Urna, ornata. Ma quella che è interessante è che questa poi doveva essere spostata e rovesciata per vedere il contenuto. Il movimento di rovesciare la parola, che poi anche in rumeno si chiama urnire oppure spostare, quasi rovesciare, per vedere i risultati. E così abbiamo spiegato l'urna. Ma per vedere veramente che dentro doveva essere completamente rovesciata l'urna, allora vuotarla, svuotarla, per vedere i risultati. La procedura di vuotare, vedere i risultati, si chiama proprio vuoto, andare al vuoto, a vuotare. Parola vuotare, il verbo è proprio vuotare per vedere i contenuti. Erezioni 5. Dopo che l'urna era vuotata, e da qui vuotare, andare a vuotare, occorreva vedere quante pietre ci sono, bianche o nere. E allora si faceva lo scrutinio, perché scrutinare viene proprio da scrutare le pietre e mettere da una parte le pietre bianche e dall'altra parte le pietre nere. E anche scartare, il verbo scartare spiega molto bene questo. Il fatto che la stessa radice scrut nel scrutare o scrutinio ci indica anche a volte la segretezza del scrutinio. Perché il scrutinio doveva restare segreto fino al punto in quale erano completamente le pietre scrutinate. In quel momento si sapeva chi è l'eletto. Questo è stato, come dicevo, il scrutinio. Questa procedura, questa modalità, era praticamente quella delle elezioni, eleggere quello che era il migliore. Leggere o eleggere viene anche dalla parola legge, chiaro, in base a alcune regole, leggi, oppure le persone dovevano conoscere la legge, o anche la legge universale, cioè persone brave, intelligenti, che se ne intendono come funzionano le cose, sociali, personali, oppure della comunità o dell'universo. Allora queste erano le elezioni. Quelli che dovevano essere scelti per primi, erano gli eletti, ma la parola eletto viene anche dall'elite. Sono molto collegate, queste radici non è da scherzare, sono sì da miliardi di anni, ma enormemente valide anche oggi. Cioè chi era eletto deve essere un elite, cioè capace. La parola anche eletto o elite viene da letteratura, cioè un uomo letterato in qualche modo, chi conosce. Andando più avanti si vede poi che la persona che doveva essere eletta prima era un candidato. Ma chi poteva essere un candidato? È ovvio che solo colui che è candido. Questo è molto valido oggi, quando sono tanti problemi con la moralità dei partecipanti, dei eletti. Allora, candido o candidato? Ma questa viene anche dalla parola candela, luce, una persona che se ne intende. E qui il candidato era anche condizionato, non soltanto dalle regole della lotta all'elezione, ma anche dal suo mandato. Una volta il candidato eletto doveva essere investito. Siamo all'investitura, come vedete. Investito, cioè essere più in vista o mettere le sue idee, il suo progetto in vista, essere pubblico e verificato. Questa era l'investitura. Ma l'investitura una volta nei tempi antichi era veramente solenne, cerimoniale, come oggi sono i giudici, addirittura in Inghilterra hanno parrucche, contro tutta la modernità in quale ci siamo immersi, per dare più rispetto all'investitura. Ma doveva essere anche vistoso, cioè in primo piano, ecco perché le tribune, che poi discuterò con un'altra occasione, in tribune erano i tribuni e loro creavano anche il tribunale. Questa è la legge del tribù, che non l'abbiamo parlato. La stessa
formula e fino ai tempi moderni dello Stato moderno è lo tribù primitivo. Dopo che il candidato era eletto, doveva seguire il suo mandato. L'investitura, una volta fatta, gli dava in mano il mandato per gli anni che era stato scelto. Ma la parola mandato non è fatta a caso, viene proprio dal mano dato, gli si dava mano libera per seguire i suoi poteri. Cioè mandato vuol dire mano dato. E questa era in quella che consiste il mandato. Quando le persone erano scelte, gli eletti, si costituivano tante volte un gruppo di persone che dovevano seguire un progetto, un piano. Ed ecco creatasi a volte una commissione, parola che dai inizi dei tempi è stata combinata, codificata e voleva dire semplicemente con missione. Cioè una persona parte, va a seguire una missione, ecco, cioè con missione. Ma la missione stessa è codificata perché vuole dire una cosa da fare, la radice miss lo dice, e poi c'è un messaggio del commissionero, ma c'è anche il messaggero. Senza un messaggero non esiste né commissione, né missione, né messaggio. Ed come li vedete bene, sono tutte ben marcate qui. E allora, la persona che doveva seguire questa era un commissario. Questa è collegato alla commissione. Ora entriamo nella seconda fase, quella delle strutture più organizzate, cioè i partiti, Parlamento, Stato, governo e così via. Allora, il partito rappresentava, come dice la parola stessa, soltanto una parte dell'organismo dirigenziale nazionale, però quando diventava esclusivo cessava di essere, perché era una parte. La parola stessa, partito, vuol dire parte, non a caso ci sono più partiti. Allora, che dovevano essere portatori di valori, partito e portatori di valori a volte individuali. C'è un gruppo enorme di persone che dovevano trovare, seguire, racimolare a volte o anche sintetizzare le parole che a loro venivano esposte da varie persone. Il partito doveva essere aperto. Se un partito non era aperto, non partoriva nulla. Questo era praticamente il senso e lo scopo di un partito. Ora al Parlamento. Come dice la parola, il Parlamento era proveniente dalla parola parlare. Era il luogo dove si univano tutti e insieme parlavano sulle cose da fare. Questo vuol dire Parlamento. L'elemento fondamentale del Parlamento, oppure della procedura di consumarsi il processo, era la parola. Dalla parola è parlamento e verbo parlare. Ma nei primi tribù storici, nei primi stati, si cercava la parola originaria di esprimerla, anzi trovare attraverso la parola, che era una vera perla, come vedete la stessa radice, di trovare quella che era nascosto nelle parole, questo software straordinario di chi vi parlo. Questo era il Parlamento, che poi nei tempi antichi era anche Senato dei Santi, Senato veniva anche da Senectute, di persone più bravi che potevano spiegarsi meglio. Accanto al Parlamento, specialmente sopra, oppure la somma delle istituzioni, lo compongono il governo, quelli che governano. La parola governo è stata anche lei ben codificata e etimologicamente e anche semplicemente vista alla prima vista. Govern vuol dire go o co, con il vern. Ma la domanda è, che è questo vern? Vern vuol dire sovran, vran, vern, sovran. È chiaro che il governo è sovrano, se il governo non è sovrano, poco può fare. E lui esprime anche la sovranità del popolo. Sovrano, esso stesso come parola, verrebbe da savoir, sapere, perché P e V sono la stessa lettera, savoir, sapere. Il governo deve essere ben informato, sapere condurre bene
le sue azioni. Ma Vern poi alla fine, che vuol dire? Vern verrebbe dal nerv, perché Vern letto al contrario è la parola nerv, ossia nervo. Dopo che abbiamo visto il governo e il Parlamento, ora arriviamo alla formula suprema e definitiva, più allargata, quella dello Stato. Lo Stato, questa parola proviene dal verbo stare, che esprime un'entità che è stata, sta ed è stabile. Appunto, lo Stato. Stato è stabile e sta da migliaia di anni. La radice st del stare, st, è valida per molte parole che esprimano lo stato di stare immobile, come fosse la statua, oppure un stabilimento, la storia è cosa che sta, gli eventi che sono cronologici dentro stanno da migliaia di anni come insegnamento. Lo statuto, uno statuto contiene alcune cose che sono per sempre messe là e costituiscono uno statuto. La bandiera, oppure lo stendardo, come si diceva, è quella che sta davanti, è un simbolo per tutti, oppure addirittura lo stema di uno stato è sempre lo stesso, non cambia ogni giorno, come non cambia anche la stima quando ha una base reale, e così via. Un stigmato, che ha la stessa radice, è una cosa che sta per sempre. Allora, lo Stato fa questa fusione, sintesi dei elementi statici oppure di permanenza che provengono dalla fondazione definitiva di uno Stato. E così abbiamo chiarito lo Stato. Ma quando si costituisce uno Stato, occorre che si fa, sì, uno statuto, ma anche una Costituzione. Costituzione viene dalla parola con stare insieme a alcune regole, alcuni articoli di una Costituzione. Allora, dalla parola Stato viene la Costituzione, ed infine si crea anche un'istituzione. È chiaro che la più grande istituzione in qualche modo è lo Stato, ma un'istituzione ancora più piccola esistente in uno Stato viene dal verbo istituire, fare un piccolo Stato, un statuto in uno Stato. C'è quella istituzione, quel modo di comportarsi o agire in quel modo. E infine siamo alla nazione, come ben vedete, e la nazione rappresenta tutti gli esseri che compongono quel Stato e hanno una Costituzione. La parola nozione verrebbe dal latino natio, nationis, con la T, o si può dire anche in italiano con la Z, nazione, ma essa stessa esprime lo stato di tutti quelli nati, da cui viene natus, nazione, tutti quelli nati in una sola lingua, che hanno le stesse nozioni, compongono una nazione. Che interessante che la parola nettezza, net, viene anche dalla nettezza delle nozioni. In una lingua le nozioni sono tutte uguali nel senso che corrispondono a una logica che poi è differente dalle nozioni di un'altra lingua. Letto al contrario, la nazione, net, come diceva NT, dà il suo contrario TN, quella che tiene, oppure l'etnia. Etnia sarebbe una cosa nucleare, molto stretta in se stesso, chi tiene un'unità di persone, una massa etnica che poi essa sarà cisellata nella storia attraverso lo Stato e creerà vere nazioni. Questo l'abbiamo visto sul percorso della storia. Allora, l'Europa, logo delle infinite etnie, riuscirà nel suo grande progetto di unificazione europea soltanto passando per la strada dell'universalismo nozionale. Cioè, più una lingua è estesa e universale, più unisce in se stessa più idee e più concetti
Noi abbiamo qui il greco latino, che l'abbiamo detto, e che quella che vi ho decodificato finora è in lingua greca e latina. Evidentemente siamo arrivati un po' alla fine di questo escorso linguistico. Sì, siamo alla demagogia. È chiaro che demos, e demos lo sanno tutti, cioè popolo, e problema è di gogia. Quella gogia è un modo di dire e di fare, quasi una scienza, in qualche modo pseudo, a volte anche reale, tante volte reale, che poi anche oggi lo abbiamo nelle varie espressioni o scienze come psicologia, gogia che appena l'ho detto, oppure pedagogia. Quel gog viene dall'antico greco, che esprimerebbe parte cogno, l'abbiamo anche noi, cioè cognoscibilità, no? In antichità si parlava dei tre gog e magog, vi ricordate nella Bibbia? Qui potrebbe essere anche demagog. Quando gog e magog si applica un po' alla massa, in senso troppo populistica, senza una copertura, si potrebbe dire che siamo davanti alla demagogia. Infine è rimasta l'élite. È chiaro che tutti quelli che conoscono quelle appena sopra esprese, le applicano anche attraverso le istituzioni, una scienza politica che sarebbe elitica, poelitica, non solo politica, dando questa elite, e questa è un'altra variante della politica, ora di elite, ma elite non tanto, tanto di un elitismo di persone quanto di un elitismo di idee, perché elite altro non è che qualità, elite qualità, cultura, oppure anche culto, in senso di rispetto verso la conoscenza, le cose e il modo di condurre o fare politica. Esisterebbe un'altra politica differente di quella di Machiavelli. Ecco, questo è stato sulla politica. In poche parole, concludendo, si potrebbe dire che dai tempi prebabelici di migliaia di anni fa è arrivato fino a noi, mascherato, nascosto nell'involucro delle parole, un genere di software, cioè una conoscenza semantica, etimologica, epistemologica dentro, che se ben aperto è l'involucro della parola, riusciremo a estrarne fuori un know-how, come si dice in inglese, un come fare. È tutto scritto nella parola. E poi guardate che tutte le grandi religioni, le grandi filosofie antiche davano attenzione alla parola, dicendo che, come dice Giovanni nella Bibbia, che all'inizio è la parola, verbo parola, e parola era presso Dio e la parola era Dio. Immaginatevi quanto vuole dire questa espressione. Io dico che adesso, con le lezioni che ci sono in 25 di aprile, se adesso, hai ragione, perché aprile. Correggi questo, con le lezioni che ci sono, io vorrei dire che con le lezioni che ci sono adesso, ma da quando parto? Io vorrei dire che vorrei dire che alle prossime lezioni del 25 di maggio 2014, i lettori, se sarebbero un po' più attenti ai termini che si usano in questa scienza politica e che daranno più attenzione alle lezioni, anche in base a questo criterio, vedranno molto meglio i veri valori che si portano in politica. È un indizio su come utilizzare le parole che noi stessi utilizziamo giornalmente nelle nostre conversazioni. Se troveremo il criterio giusto, troveremo sicuramente anche i candidati giusti e le cose andranno molto meglio di quelle che sono state prima.